Uno, live. Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento, il quinto appuntamento del programma che ADAPT, in collaborazione con il professor Mari, ha organizzato come ciclo di incontri di filosofia del lavoro dal titolo Idee di lavoro per la civiltà. Quest'oggi pomeriggio incontreremo Marta Nussbaum e le sue teorie sulla libertà, la capacità e lo sviluppo, come potete vedere dal titolo dell'incontro, termini, parole e riflessioni che sono profondamente integrate con il lavoro, con le politiche del lavoro, che sono stati studiati da anche più autorevoli giuslavoristi, penso ad esempio con riferimento alle politiche attive, che tanto sono oggetto del dibattito pubblico in questo ultimo tempo. E si spiega così anche facilmente l'integrazione tra questi mondi soltanto apparentemente distinti, come quello del diritto del lavoro, di cui ADAPT, Associazione Internazionale per gli Studi Comparati di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, si fa portatrice, e il mondo della filosofia. Mondo della filosofia che abbiamo incontrato anche grazie al professor Mari, che ringrazio per la collaborazione e a cui lascio anche la parola per introdurre gli autorevolissimi ospiti di questo pomeriggio. Bene, grazie Giorgio Pellittieri. Niente, come ricordava appunto Giorgio, questo è il quinto incontro che facciamo. Abbiamo studiato, ho cercato di approfondire le idee del lavoro relativamente all'antichità attraverso Aristotele. Poi siamo passati al Cinquecento con un bel salto, ma ovviamente ci siamo concentrati sui punti che ritenevamo, magari sbagliavamo, ma insomma che ritenevamo essenziali. Quindi poi con Brunelleschi nel Cinquecento, dicevo, un lavoro manuale e un lavoro intellettuale strettamente connessi. Poi al grande Lutero, che ha aperto tutta la questione del lavoro legato alla vita, all'esistenza, come un fatto di rilevante valore intrinseco. Poi a Marx, ovviamente, poi Gorz, quindi sono passati dopo Marx al Novecento, abbiamo fatto Gorz ed oggi Marta Nussbaum, la quale appunto elabora una. Poi ora io non dirò niente su Nussbaum perché parleranno dopo di me persone che la conoscono anche meglio, ma quello che è importante è perché l'abbiamo scelto, volevo dire, perché Nussbaum elabora un tipo di etica legata sulla persona, sulle capacità della persona. E il lavoro che si sta trasformando sotto i nostri occhi è un lavoro che sempre di più fa appello alla persona e alle sue capacità, tra le quali appunto vi sono anche per Marta Nussbaum la conoscenza, la capacità di mettersi in relazione con gli altri, eccetera. Cioè, quindi, Nussbaum, come del resto Senne, ci invitano a una considerazione delle attività e delle attività di lavoro non come conseguenze di una economia o immediatamente di una ricchezza. La ricchezza, a suo modo, è una capacità, se vogliamo, però non è la capacità universale che un certo tipo di economia, per la quale appunto la ricchezza è come il denaro, una merce universale, un elemento che ci garantisce poi il benessere di ciascuna persona. Quindi Marta Nussbaum, come anche Amartya Sen, svolgono una critica di questa impostazione e Nussbaum propone appunto un nuovo paradigma che non veda lo sviluppo della società e delle persone come qualcosa di strettamente immediato e connesso allo sviluppo del mercato, e quindi anche in fondo una critica del paradigma del PIL, del prodotto interno lordo, e invece un'attenzione alla persona, ripeto, che è al centro delle nuove forme di lavoro.
No, io non voglio dire altro, volevo soltanto giustificare perché poi la nostra scelta, anche perché poi la prossima volta parleremo di Trentin, che è un altro intellettuale e in più anche un sindacalista, che sul rapporto fra persona e lavoro ha soprattutto speso gli ultimi anni della sua vita a sviluppare un interessantissimo, secondo me, discorso. Bene, allora, noi oggi abbiamo, come al solito, la formula è la stessa. Abbiamo un'introduzione fatta da per Giorgio Donatelli e poi due discussant che appunto sono Silvia Mocellin e Riccardo Del Punta. Sono tre studiosi di queste tematiche, in particolare per Giorgio Donatelli, che è il primo che parlerà, che è professore ordinario di etica, che è esponente anche della bioetica nel nostro paese, studioso di Mill, di Wittgenstein, di Foucault e di Clavel, che ha lavorato poi in particolare anche su Stuart Mill, che è un altro grande esponente dell'idea di libertà, che appunto Nussbaum connette come elemento intrinseco delle capacità. Donatelli ha pubblicato recentemente diversi libri, ma gli ultimi che io mi ricordo, Il lato ordinario della vita, che è del 18, e La filosofia e la vita etica, Einaudi, del 2020. E c'è anche un bel saggio sulla Nussbaum di alcuni anni fa, non so se lui condivide ancora ciò che ha scritto sulla vulnerabilità e le forme di vita. Silvia Mocellin invece insegna a Padova, è anch'essa una studiosa di rapporti fra dell'etica, ma in particolare poi proprio dell'etica e dell'economia. Ha scritto un libro importante, Il sogno politico di un economista, proprio su Sen e quindi appunto sull'area culturale a cui si riferisce Nussbaum, e poi ha pubblicato L'uomo economicus nel 2011 e più recentemente Etica e mondo del lavoro nel 2016 e Paradossi del limite della relazione tra economia e ambiente. Quindi filosofia, economia, etica, siamo in questo ambito, un ambito appunto delle nuove forme che l'etica sta assumendo. Quello fra etica e economia, oggi poi legato alle questioni ecologiche, è ancora più accentuato. Riccardo Del Punta è invece un giuslavorista, quindi non è un filosofo, tantomeno un filosofo etico. Insegna a Firenze, io lo conosco e collaboro con Riccardo da molto tempo, ma questo tutto sommato è secondario rispetto alle sue capacità scientifiche. Ha pubblicato tante cose e recentemente abbiamo pubblicato anche in un libro che ho curato io, ma poi ha ben fatto altro, ma sul tema proprio del diritto di fronte alle trasformazioni del lavoro. Questo è importante e vale la pena di sottolinearlo. Però ha anche lavorato in particolare sul Sen e anche sulle capability, che è il concetto appunto che Marta Nussbaum impiega in modo particolare. Di Riccardo Del Punta ricordo nel 20 un libro pubblicato con Molino, La grande trasformazione, insieme a Treu e a Caruso, con autori con cui ha pubblicato un interessante manifesto per un diritto del lavoro sostenibile. Insomma, Riccardo Del Punta è un giuslavorista, ma in Italia c'è un gruppo molto interessante di cui appunto Riccardo Del Punta fa parte e che cerca di riaggiornare la cultura del diritto di fronte alle grandi trasformazioni in cui il lavoro si trova ad attraversare. Ecco, io mi sono limitato a questi elementi puramente indicativi e orientativi per il nostro pubblico per quanto riguardava appunto la fisionomia dei nostri tre amici, che io ringrazio molto di aver accettato
di aver accettato questo invito. A questo punto non mi rimane che dare la parola a Pier Giorgio Donatelli, che è anche direttore della rivista che una volta io ho fondato e che quindi è un amico di lungo tempo e anche di battaglie. Bene, Pier Giorgio, a te la parola per introdurre questa discussione. Grazie. Grazie al professor Mari, grazie per le parole di introduzione e quindi a questo invito che viene da ADAPT, e poi sono contento di essere con questi colleghi, naturalmente con il professor Mari, che ci lega una lunga collaborazione e amicizia. E mi sembra che poi io devo stare un po' nei 20 minuti, mi avevi detto Giovanni. Sì. E quindi faccio una rapida presentazione sintetica. Io ho preparato alcune slide che forse ora vi mostro e quindi le seguo in maniera rapida, se riesco, con la funzione condividi schermo, che però forse mi dovrebbe essere abilitata, se è possibile, altrimenti non le mostro, dagli organizzatori della... Se mi date l'ok, altrimenti poi non le seguo. Fatto. Beh, grazie. Ecco qua. Condividi. E sposto un pochino perché sennò poi non lo vedo io. Bene, si vede, vero? Sì. Benissimo. Quindi, diciamo, seguo questo tema e faccio un'esposizione un po' schematica e anche, diciamo, quindi 20 minuti, ora li sto considerando, anche rapida, proprio sull'idea di capacità in Nussbaum, mettendo in luce, insomma, diversi punti, e spero poi che questo sia utile anche poi per imbastire un discorso sul lavoro. Ecco, farò solo delle osservazioni sul lavoro al termine di questa esposizione. E Nussbaum prende le mosse da Sen, evidentemente da Amartya Sen, che ha presentato l'approccio delle capacità. Sorvolo su questi aspetti, però vanno detti innanzitutto all'inizio, ma poi anche più avanti, come un approccio fondamentalmente di misurazione, come un focus informativo e non come una teoria normativa. Quindi questi sono aspetti abbastanza, diciamo, che distinguono Nussbaum da Sen. Ma quali erano gli obiettivi polemici principali di Sen? Erano, per sintetizzarli, per prendere le posizioni filosofiche molto importanti, soprattutto qua siamo negli anni 70 del Novecento, da una parte le teorie proceduraliste, lui aveva in mente la teoria della giustizia di Robert Nozick, secondo le quali se tu arrivi a una determinata situazione avendo rispettato le procedure corrette, è quella situazione giusta. Ad esempio, se tu hai rispettato i titoli di proprietà e la trasmissione della proprietà, anche se tu arrivi in una situazione in cui ci sono delle persone che muoiono di fame, ad esempio una carestia, quella situazione è giusta. Quindi, diciamo, se incomincia col pensare che c'è qualcosa che non va in una concezione proceduralista, però poi ne critica altri due, che sono fondamentalmente l'utilitarismo e la teoria dei beni primari di Rawls. E quindi che cosa sostiene l'utilitarismo? Che una situazione è giusta se noi in qualche modo promuoviamo la massima utilità o nella forma di sensazioni personali piacevoli o di preferenze soddisfatte. Rawls critica l'utilitarismo e sostiene che invece bisogna avere un'equa distribuzione dei beni primari, e al centro dei beni primari c'è il reddito e la ricchezza, e quindi bisogna dare alle persone fondamentalmente reddito e ricchezza, poi anche, come dice Rawls, le basi sociali del rispetto di sé e libertà e opportunità, ma fondamentalmente bisogna dare reddito e ricchezza e non bisogna dare situazioni piacevoli. Come critica Sen le due posizioni? Queste sono critiche che poi segue anche Nussbaum. Beh, contro l'utilitarismo sostiene che è una misurazione inadeguata quello dell'utilitarismo, che è l'utilitarismo usato nella teoria economica. L'utilitarismo come teoria etica è una tradizione più complessa, più ricca. È una misurazione, uno strumento di misurazione inadeguato quello dell'utilitarismo, perché ad esempio, per stare a una famosa diciamo teorema, quello delle preferenze adattive, le persone potrebbero adattarsi alla situazione di grande disagio in cui sono e essere soddisfatti ed esprimere delle preferenze positive rispetto alla condizione in cui sono, ma quella condizione è veramente disagiata rispetto a molte persone che stanno meglio. Quindi, diciamo, lo strumento misurativo dell'utilitarismo potrebbe essere inadeguato, ma potrebbe essere inadeguato, dice Sen, anche l'idea di distribuire reddito e ricchezza, che evidentemente è una concezione molto importante per quella che noi chiamiamo giustizia sociale, perché ci possono essere situazioni, la più facile che possiamo citare è qualche tipo di disabilità, in cui serve più reddito
di una persona, se io ho dei problemi di deambulazione, ho bisogno di più ricchezza nella forma di servizi sociali o nella forma di ricchezza individuale per spostarmi in un determinato posto rispetto a una persona che può usare le sue gambe. E quindi dice Sen, il punto fondamentale non è certamente non il proceduralismo che taglia fuori completamente i risultati delle procedure, ma né l'utilitarismo né i beni, il reddito, ricchezza, risorse in più in generale, ma la capacità di funzionare, ad esempio la capacità di deambulare, per stare all'esempio che ho fatto. Ora, Sen, questo diciamo lo salto, vado avanti, come ho detto, sono cose poi forse più per i filosofi, ma è anche importante pensare che a un certo grado di distanza Sen e Nussbaum si possono leggere insieme, sono stati e hanno lavorato insieme, presentando un approccio delle capacità, avvicinandosi sono posizioni piuttosto diverse perché, ripeto, Sen non ha voluto diciamo presentare una teoria normativa e quindi stando un po' nel regno dei filosofi, Sen, soprattutto poi un libro del 2009, L'idea di giustizia, un libro peraltro veramente molto bello, chiarisce che la collocazione filosofica delle sue concezioni è l'illuminismo scozzese e in particolare Adam Smith e critica frontalmente le teorie che lui chiama trascendentaliste, che sono quelle del contrattualismo e sono fondamentalmente poi quelle del contrattualismo di Rawls e, tornando al Settecento, anche quella di Rousseau o di Kant, mentre Nussbaum si colloca completamente dentro la tradizione di autori come Rousseau, Kant e Rawls. Quindi sul piano, diciamo, della descrizione filosofica con una grana un pochino più sottile, bisogna fare attenzione a distinguere Sen da Nussbaum, ma queste sono cose che adesso ho messo una slide, ma vorrei lasciare un momento sullo sfondo, non sono immediatamente cruciali per i temi, diciamo, della nozione di capacità e poi anche l'applicazione al lavoro. Allora, come arriva Nussbaum alla nozione di capacità? Allora, sia storicamente, cioè come biografia intellettuale di Martha Nussbaum, che, di cui non ho detto nulla, ma che ora apro una parentesi, è va descritta come una filosofa con una grande capacità di lavoro, ma anche come una figura pubblica globale. Quindi va presentata anche in questa maniera Nussbaum, cioè una figura pubblica globale come lo è stato, lo è ancora Sen, cioè come persone che in determinate situazioni, anche in rapporto al lavoro che hanno fatto con le Nazioni Unite o l'influenza che hanno avuto sulle Nazioni Unite, cito solo l'agenda sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile, no? Alla luce della quale noi stiamo anche economicamente nell'Unione Europea, che è un'agenda, l'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, che è completamente sul piano culturale e concettuale l'esito delle concezioni di Sen e di Nussbaum. Quindi abbiamo a che fare con intellettuali globali che hanno inciso, che incidono effettivamente poi anche sugli assetti istituzionali e sulle politiche delle nazioni. Questa era una parentesi che chiudo. Nussbaum, quindi, è una figura effettivamente notevole. E, nella sua biografia intellettuale comincia con Aristotele ed è importante, secondo me, cominciare da Aristotele per vedere la nozione che Nussbaum diciamo elabora di capacità e come comincia da Aristotele poi si distacca da Aristotele. Allora, l'idea da cui parte Nussbaum è che noi dobbiamo pensare alle aree dell'esperienza e della vita umana che sono importanti per gli esseri umani, aree dell'esperienza in cui le persone possono determinare la propria vita in una direzione o nell'altra e farlo bene o farlo male, in cui la vita può andare bene o può andare male. Quindi non sono situazioni in qualche modo futili, secondarie, sono situazioni della vita fondamentali per pensare alla possibilità che la vita vada umana bene o male. Apro una parentesi, la caratteristica poi di Nussbaum è di pensare che il suo approccio si applica anche agli animali non umani, ma su questo, dato il tema del lavoro, non dico nulla. Perché parte da Aristotele? Parte da Aristotele perché in realtà l'idea di base è quella aristotelica. Aristotele aveva un'idea finalistica, di nuovo i filosofi possono andare poi nel dettaglio, io sorvolo, l'idea finalistica di Aristotele è pensare di fare la domanda perché, che è la domanda tipica di una concezione finalistica che i greci facevano come domanda per capire qualsiasi tipo di realtà.
organica e inorganica, perché c'è l'essere umano? E la risposta è il fine a per cui l'essere umano ha l'intelligenza, ha le mani, ha le emozioni. Quindi il quadro, diciamo, antico della Grecia è un quadro finalistico, che, come sappiamo, è un quadro concettuale importante che verrà smantellato solo a partire da Galileo, poi da Darwin, cioè con la modernità. È un quadro finalistico, Aristotele si domanda perché ci sono gli esseri umani, e la risposta sono le caratteristiche fondamentali che rendono gli umani umani. E la risposta di Aristotele, che qua non ho messo nella slide, è la ragione, la quale governa un po' tutta la vita, in particolare la vita emozionale. Una risposta che ad esempio dà nell'etica, nel suo capolavoro, che è l'etica nicomachea. L'argomento di Aristotele finalistico, che cosa prende Nussbaum? Poi passo a una slide successiva. Che cosa prende Nussbaum? Prende l'idea che ci sono aree fondamentali dove possiamo vedere che la vita degli esseri umani va bene o si sviluppa pienamente, fiorisce. Questa idea di fioritura, che è un neologismo ma ora completamente entrato nella lingua italiana, che di fatto traduce l'inglese flourishing, flourishment, il quale è la traduzione in inglese del greco eudaimonia, cioè pienezza, piena realizzazione di un organismo. Quindi l'idea di Aristotele è andare a vedere i luoghi dove possiamo vedere che un essere umano è un essere umano, un essere umano è un essere umano, in quei luoghi dove può realizzare pienamente se stesso. Poi aggiungo sempre nella presentazione di Nussbaum, Nussbaum aggiunge Kant, e pensa che questa idea aristotelica della pienezza possa essere anche della eudaimonia e della fioritura, possa essere anche tradotta con l'idea kantiana di dignità. E questo ve lo aggiungo come nota a piedi pagina e non lo commento. Allora, il punto chiave per Nussbaum è la distinzione tra capacità e funzionamento, perché questa è esattamente la cosa che noi non troviamo in Aristotele. Aristotele, che usava il lessico delle virtù, citava sia, diciamo, un particolare tipo di fine, i funzionamenti sono scopi, sono fini, e quindi zone in cui c'è un fine, e la mente ha un fine, il regno emozionale ha un fine, la sessualità ha un fine, la deambulazione ha un fine, quindi diciamo aree della vita dove individuiamo fini. L'idea di Aristotele è che l'individuazione del fine è possibile solo alla luce dell'identificare qual è, chiedo scusa, l'identificazione di un'area fondamentale della vita è fatta solo alla luce di una identificazione di un fine e quindi dell'esercizio eccellente di quell'area, e cioè di quello scopo, e cioè di quel funzionamento. In Aristotele il lessico è quello delle virtù, e quindi non è possibile citare l'area, poniamo, della mente senza le virtù caratteristiche della mente, che saranno quelle legate, poniamo, alla ragion pratica, alla sagacia, a varie forme di intelligenza. Le virtù intellettuali di Aristotele sono sia i funzionamenti sia l'esercizio eccellente dei funzionamenti. Quello che fa Nussbaum è di pensare che ciò che ha valore non sono i funzionamenti assieme alla teoria dell'esercizio eccellente di quei funzionamenti, ma la libertà di esercitarli. Questo è il punto fondamentale. Faccio degli esempi in questa slide successiva che possono spiegare in maniera abbastanza semplice il punto. Come vedete c'è un elemento tecnico, ma poi possiamo recuperare il quadro culturale più ampio. Tra i funzionamenti, poi ho messo nelle slide un po' una lista delle capacità, quindi possiamo leggerle rapidamente. Tra i funzionamenti, che poi sono quelli di Aristotele, no? La parte, diciamo, animale, vegetativa, la parte emozionale, la parte mentale. Va bene, la descrizione, grosso modo, a larghe maglie, è quella aristotelica. Poniamo la nutrizione, siamo nel regno, come dire, della nostra funzionamento che abbiamo in comune con la vita organica e in particolare poi con gli altri animali. Il punto di Nussbaum non è di dare valore al funzionamento della nutrizione e quindi, diciamo, al nutrirci a sufficienza per stare bene come organismi. Questo è un tipo di naturalismo che lei rifiuta. Il punto di Nussbaum è essere messi nella condizione di poter nutrirci e di fiorire, poi vediamo cosa vuol dire, dal punto di vista della nutrizione. E quindi per Nussbaum il valore della
libertà di poterci nutrire, il valore della capacità di poterci nutrire e anche se nutrirci e come. E quindi stando alla nutrizione, perché l'esempio forse è abbastanza semplice, come nutrirci sarà mangiare la carne, non mangiarla, seguire per motivi etici o religiosi una dieta vegetariana o vegana, e questo è il come, o se nutrirci, e quindi un esempio molto semplice è uno sciopero della fame per motivi politici che conduce alla morte. Uno sciopero della fame per motivi politici che conduce alla morte è un esercizio della libertà del funzionamento della nutrizione. E questo è ciò a cui Nussbaum assegna valore. Un altro esempio molto semplice, mi pare almeno a me semplice, è evidentemente la sessualità. La capacità legata alla sessualità, che cosa significa? Che Nussbaum attribuisce valore alla nostra essere messi in una condizione di libertà di esercitare il funzionamento della sessualità. Che significa se esercitarlo o meno e come esercitarlo. E evidentemente da questo poi o pensiamo alla riproduzione, che riguarda fondamentalmente le donne. Quindi la riproduzione è se riprodursi, come, quante volte farlo. E quindi qui dentro avete il diritto, ad esempio, alla libertà riproduttiva. Quindi questo è il quadro. Tu non devi valorizzare l'esercizio corretto, eccellente, pieno del funzionamento, ma la libertà essere messi in condizioni di esercitarlo. In questo senso, quindi, Nussbaum mette insieme, se volete, culturalmente, il quadro di Aristotele con quello del liberalismo. Perché l'idea che ci sia una lista di aree fondamentali della vita, dove possiamo vedere che una vita va bene o va male, è un'idea aristotelica. Ma quello che Nussbaum fa è di dare valore non a un certo modo di esercitare se stessi in quelle aree della vita, ma alla libertà di esercitare se stessi in quelle aree della vita. E quindi non un certo modo di fare la sessualità, non un certo modo di nutrirsi, non un certo modo di stabilire relazioni sociali, politiche, sindacali, ora vediamo, lavorative con gli altri, non un certo modo quindi di stare nella città, non un certo modo di esercitare le proprie emozioni o la propria vita mentale, ma la libertà di poter esercitare questi funzionamenti. Questo è, diciamo, come scheletro teorico la posizione di Nussbaum. Quindi mette insieme uno scheletro aristotelico, lista di aree fondamentali della vita, con un quadro chiaramente liberale. Il liberalismo, questa la commento rapidamente perché le slide mi pare sono solo 9, quindi vado rapidamente alla conclusione per lasciare poi spazio a una discussione. E qui rientriamo un po' nella ciò che piace ai filosofi, ma forse ha un interesse più ampio. Il liberalismo si vede non solo nella nozione stessa di capacità, vale a dire nel fatto che si attribuisce valore alla libertà di esercitare un funzionamento e non all'esercizio del funzionamento in quanto tale. Questo è già il quadro liberale. E apro una parentesi, Mari ha avuto la gentilezza di citare Mill, che per me non è solo un autore su cui ho lavorato, ma è un po' un certo quadro teorico politico molto importante per me. Questo tema, questo modo in cui Nussbaum presenta la capacità è fondamentalmente milliano. È possibile fare a maglie un pochino larghe, ovviamente la filosofia ama le distinzioni e le differenze, ma è possibile fare una traduzione reciproca della libertà di Mill, 1859, e questi testi di Martha Nussbaum. Quindi c'è il liberalismo di Mill e di Nussbaum hanno delle corrispondenze che attengono, perché ora in realtà sto dicendo una cosa diversa in questa slide, che attengono alla nozione di capacità come libertà di esercitare se stessi. Che cosa diceva Mill? Vado avanti ancora un minuto con Mill, che può chiarire anche Nussbaum, che peraltro lo cita, quindi lo riconosce. Mill pensava che dovevamo essere messi in condizioni di esercitare noi stessi nel lavoro, nei rapporti politici, nei sentimenti morali ed estetici, nella conoscenza, nella cultura, con libertà. E quindi bisogna avere istruzione, bisogna avere società democratiche, ma dobbiamo essere messi in grado di esercitare liberamente noi stessi. E Mill arrivava alla tesi antipaternalista famosa,
che quindi una società non può, almeno che non ci sia danno per gli altri, costringere qualcuno a esercitare bene i funzionamenti. E se qualcuno butta via la sua vita con l'alcol, che era il suo grande esempio, ed era il grande dramma evidentemente dell'Inghilterra vittoriana, va lasciato perché fa parte della libertà in quel caso di non esercitare o di corrompere un funzionamento. Allora, Nussbaum acquisisce questa idea liberale di capacità, ma anche la giustificazione, vado avanti ancora un minuto, è liberale, nel senso che Aristotele ha una giustificazione finalistica, o meglio, il passaggio da Aristotele all'etica cristiana che finisce in Tommaso ha chiaramente una giustificazione finalistica, una certa descrizione metafisica della natura umana fonda le prescrizioni etiche e politiche. Questo chiaramente non c'è in Nussbaum, perché il modo in cui noi arriviamo a individuare queste aree della vita cruciali è attraverso una conversazione pubblica aperta, caratteristica delle società democratiche. Ora ho scritto, e quindi vi leggo rapidamente la lista delle capacità e faccio due considerazioni veramente marginali, però desideroso della discussione sul tema del lavoro. Le capacità sono una complicazione dell'idea che siamo corpi, che abbiamo emozioni, che abbiamo una mente e che siamo non individui isolati, ma in collaborazione con gli altri, in diversi contesti privati, pubblici, con diverse nozioni di privato e di pubblico. Questa, da qui arriva la lista. E quindi la vita, poter vivere una vita di una durata normale, la salute, compresa quella riproduttiva, l'integrità fisica, cioè vale a dire il potersi muovere liberamente e senza subire violenze, i sensi, l'immaginazione, il pensiero, quindi essere in grado di usare la propria la capacità di avere esperienza del mondo, l'immaginazione, il pensiero, i talenti creativi, la conoscenza, la cultura, i sentimenti e quindi avere le passioni verso oggetti fuori da sé, in particolare verso altri esseri umani o animali, e le altre cinque, l'uso della ragion pratica, cioè la capacità di ragionamento pratico per quanto concerne il bene, vale a dire riuscire a formare un senso prudenziale e etico di ciò che è bene per noi, appartenenza, cioè l'essere in grado di vivere in relazione con gli altri, e nei diversi contesti, capaci di un senso di giustizia e di amicizia, quindi diversi contesti privati e pubblici, rapporto 8 con le altre specie, il gioco al punto 9, riuscire a giocare, a divertirsi, al piacere del divertimento, e 10, lo leggo perché poi qui c'è anche il lavoro su cui voglio dire fare una battuta, il controllo dell'ambiente, inteso come controllo dell'ambiente politico e quindi attraverso la partecipazione nelle scelte politiche che governano la propria vita, e il controllo dell'ambiente materiale attraverso il possesso, quindi c'è il diritto di proprietà privata, e attraverso il lavoro, con il diritto a cercare un impiego su una base di equità con le altre persone, a lavorare come un essere umano, esercitando le capacità deliberative e instaurando relazioni significative di mutuo riconoscimento con gli altri lavoratori. Due battute, così sto nei tempi, sul lavoro, superficiali, ma spero che siano in qualche modo di aiuto a portare sul tema del lavoro questo schema che io ho molto sintetizzato, ma come vedete è anche molto tecnico, è molto denso, ma a mio modo di vedere anche molto fertile. Lavoro e libertà è il primo slide e lavoro e valore è la seconda slide. Sono due punti, se volete, anche minimi, ma penso importanti. Allora, il lavoro fa parte della lista delle capacità. Allora, questo ha delle conseguenze importanti. Vale dire che esso è trattato come un funzionamento che dobbiamo essere liberi di esercitare in collaborazione con gli altri funzionamenti. Che cosa significa? L'ho messo qua, l'avrei dovuto dire prima. Questa lista delle capacità per Nussbaum è un progetto politico per le società, cioè le società decenti dovrebbero essere in grado di consentire a tutti di esercitare tutte queste capacità sopra una soglia minima e possibilmente alzando la, diciamo,
segnalazione della soglia, andare molto oltre o andare oltre la soglia. Quindi prima idea è questa, che le capacità si esercitano idealmente tutte o comunque a grappolo. Questa l'ho messo tra parentesi perché adesso è un pochino lunga la spiegazione, è in realtà una tesi caratteristica della nozione di virtù in Aristotele, il quale diceva le virtù le devi avere tutte, non ne puoi avere una sola, non puoi essere solo coraggioso, devi essere coraggioso e devi essere anche saggio e devi essere anche temperante e devi essere continente, va bene. Si chiama tesi della reciprocità delle virtù. Questa tesi è abbastanza tecnica, diciamo che fa parte della nozione di virtù nell'etica aristotelica, è ripresa con l'idea che le capacità vengono esercitate diciamo insieme, idealmente tutte o a grappolo. Allora questo naturalmente ha delle conseguenze molto interessanti sulle discussioni sul lavoro. Ovviamente io sono incompetente sul lavoro, ma perlomeno diciamo ne ho avuto la fortuna di, ad esempio, parlarne molte volte, di leggere gli scritti del professor Mari. Perché? Perché il lavoro, inteso come capacità, è il tipo di libertà ideazionale che attiene alla tua scelta e al tuo modo di entrare nel mondo del lavoro, di interrelazionarti con gli altri lavoratori, ma è anche che, diciamo, nel lavoro entra l'intero novero della tua libertà, descritta dalle altre capacità. Cioè, quando tu lavori, quella libertà che entra nel lavoro è una libertà che porta con sé anche l'immaginazione, i sensi, i sentimenti, la cultura, porta dentro tutto la nostra, diciamo, globale sviluppo umano. Cioè l'idea di Nussbaum è che ogni capacità porta con sé una concezione complessiva dello sviluppo umano, che, se volete, è una parola che non avevo ancora usato, ma possiamo usare come descrizione della teoria della capacità, una teoria dello sviluppo umano articolata in questo caso lungo 10 items. Quindi la libertà della, come lei scrive, cercare lavoro, di sceglierlo, e la libertà coinvolta nel rapporto dignitoso con gli altri lavoratori, non è solo la libertà che attiene allo specifico funzionamento del lavorare, ma è l'intera novero della libertà che è chiamato in causa in quella singola libertà. Va bene? Quindi è l'intero sviluppo umano che è chiamato in causa. Questo mi sembra un punto, diciamo, importante, e forse ha delle connessioni con la tesi che Mari, in tutti i suoi scritti, ma poi in questo libro che ho adesso sul tavolo, che è un concentrato teorico importante, che è La libertà nel lavoro, di un paio d'anni fa, per il Mulino. Nel lavoro c'è la libertà e ci sono molte cose per Nussbaum. Forse questa tesi ha delle connessioni con le tesi di Mari. Altro punto, lavoro e valore. Il lavoro, scrivo qui, è però una capacità, vale a dire, di nuovo è la libertà se e come esercitare un funzionamento. E quindi forse questo è acquisito in una concezione in società liberali come le nostre, immagino, però lo voglio dire, ecco, immagino che sia acquisito tra gli esperti del lavoro, filosofi e giuslavoraristi, però lo volevo dire perché mi sembra che culturalmente sia importante, cioè che politicamente noi non possiamo imporre un modello di esercizio del funzionamento del lavoro, e quindi neanche il valore del lavoro in quanto tale. Allora, mi pare, e lo dico con la superficialità di una persona non competente, che ci sia una lunga genealogia che sensatamente ha dato valore al lavoro, forse a partire da momenti dell'etica cristiana, certamente dall'etica delle società commerciali, e Adam Smith è per me la persona da cui ho appreso di più, Adam Smith che prende in giro gli aristocratici e mette al centro quella che si chiama anche società borghese, ma non è un termine che lui usa, la società commerciale, e poi anche al pensiero socialista. Allora, in questa genealogia, e chiudo con questa slide, il lavoro ha un valore in sé. Allora, questo dal punto di vista di Nussbaum non è accettabile, perché ciò che ha valore non è un modo di esercitare il funzionamento. E quindi l'idea, diciamo, che forse è filtrata anche nella nostra Costituzione, nel primo articolo, che il lavoro nobilita l'essere umano, non fa parte del quadro teorico di Nussbaum, per il quale il lavoro non è il lavoro in quanto tale che ha valore, ma è la libertà di esercitarlo e quindi anche di non esercitarlo.
E in questo senso, quindi, il valore è assegnato, ho scritto nell'ultima riga, all'opportunità di costruire la propria personalità nel lavoro. Ma potrebbe anche succedere che uno la costruisce in modo diverso e questa possibilità è cruciale, la difesa di questa possibilità è cruciale per difendere la capacità del lavoro, la libertà del lavoro e non il lavoro, il valore del funzionamento del lavoro in quanto tale. Io vi ringrazio molto, mi termino qui e chiudo però, se sono in grado, la condivisione. Eccoci. Bene. Mi sentite? Sì. Bene, allora, Pier Giorgio, grazie molto, anzi, professor Donatelli, perché Pier Giorgio è molto formale su queste cose. Io sono il professor Mari e lui è il professor Donatelli. Allora, ottima, ottima la tua esposizione, molto chiara, e ti ringrazio. Secondo me tu vai avanti, sviluppi la Nussbaum sul tema del lavoro, ma su questo mi riservo eventualmente di dire qualcosa dopo. Io ho molto apprezzato quello che tu dici e verrebbe voglia appunto di porsi l'interrogativo se davvero per Nussbaum il lavoro può essere, il lavoro come lo intendiamo noi, grosso modo, se può essere una zona in cui tutte le capacità vengano messe in moto. Io ho l'impressione che questa non sia l'idea della Nussbaum, che sul lavoro, secondo me, almeno per i testi che io conosco, lascia un po' insoddisfatti, perché lo chiude molto nell'aspetto materiale. Ovviamente è presente anche l'aspetto non materiale, sia dell'immaginazione, della conoscenza, eccetera. Ma ho l'impressione che non lo metti. Mentre importante è, secondo me, il superamento che la Nussbaum ci permette del lavorismo. Questo è fondamentale ed è molto, mi è molto piaciuta la chiusura che tu fai, che la persona si può sviluppare attraverso una libera scelta di lavorare oppure di non lavorare. Ecco, qui andiamo anche oltre questa idea, soprattutto moderna, soprattutto nata in campo protestante e cristiano, dell'odio nei confronti dell'ozio, dell'odio nei confronti di coloro che non trovano solo nel lavoro la realizzazione di sé. Va bene, a questo punto io ho due possibilità. Ci siamo dimenticati prima di decidere se dare la parola a Riccardo o dare la parola a Silvia Mocellin. Devo decidere io questa, facciamo passare avanti la donna, oppure forse avendo fatto un discorso filosofico, Pier Giorgio si potrebbe dare la parola a Riccardo, non lo so cosa preferite fare, come decidete liberamente, è una vostra capacità. No, come facciamo a decidere? Per me è assolutamente indifferente. Bene, allora se è indifferente facciamo parlare Silvia, facciamo salvare Silvia, che così si riallaccia subito al discorso forse più direttamente, mentre te poi puoi vedere complessivamente i due. Bene, allora Mocellin. Non ti sentiamo, io non ti sento. Anch'io molto per Giorgio. Nespoli, Francesco Nespoli. Mi sentite adesso? Francesco Nespoli, ci hai lasciato? Mi sentite? No, ci sono. Possiamo provare chiedendo agli altri relatori di spegnere la webcam. Si è bloccata anche l'immagine. Possiamo spegnere l'immagine mentre parla Silvia, forse? Sì. Corretto. La spengo proviamo. Io? No, la spegniamo noi, Silvia, mi sembra di capire. Mi sentite voi? Ora. Molto male, molto male. Perché io vi ho sempre... La professoressa Mocellini può provare spegnendo la webcam e vediamo se salviamo almeno l'audio. Mi sentite? Sì e no.
Vogliamo far parlare allora Riccardo prima? Sì. Pesco, puoi magari intervenire mentre parla Riccardo per risolvere? Proviamo, ma è un problema di rete della professoressa. Allora, comunque facciamo parlare Riccardo. Nel caso che la rete funzioni meglio e che Francesco non riesca un po' a trovare i punti. Riccardo, ti do la parola allora. Va bene. No, grazie, grazie, mi spiace, spero che il collegamento si ripristini. Ma io, diciamo, entro in questo colloquio un po' in punta di piedi da giurista del lavoro, diciamo così, con interessi filosofici. Pensando un po' al discorso da fare, mi era venuto in mente anzitutto di spiegare, ecco, quale interesse possa avere un giurista del lavoro nei confronti in particolare dell'approccio delle capability di cui Martha Nussbaum, una delle maggiori esponenti. E, un interesse peraltro, devo dire, condiviso da alcuni studiosi anche a livello internazionale. E, diciamo, infatti ne è venuto fuori un volume collettivo intitolato proprio The Capability Approach to Labor Law. E allora, perché ecco questo? Perché può essere venuto in mente ad alcuni giuristi di interessarsi di Sen, della Nussbaum? Certamente questa ricerca si inserisce in un processo di trasformazione profondo del diritto del lavoro che ha avuto corso negli ultimi decenni e che naturalmente ha alle spalle una trasformazione della realtà del lavoro. Quindi il diritto del lavoro, che era stato edificato su basi che avevano un'attinenza, diciamo così, con l'epoca e con la cultura fordista, si è poi trovato, diciamo, dagli anni 90 in poi, ma poi ancora di più del nuovo secolo, a subire una serie di correnti innovative che lo hanno trasformato. E con queste trasformazioni è venuta fuori anche la ricerca di nuovi fondamenti valoriali. Cioè il diritto del lavoro è sempre stato un diritto di valori, espressione di razionalità materiale in senso weberiano, che in effetti ci sono delle pagine molto belle di Economia e Società dedicate al contratto di lavoro. Per cui le teorie normative, in particolare teorie dei valori, lo hanno sempre riguardato per definizione. E quindi quello che è interessante è capire perché in questi ultimi anni ci possa essere stato un interesse verso l'approccio delle capabilities. Poi passerò più specificamente alla Nussbaum. Perché se prendiamo l'approccio delle capacità nella sua unità concettuale di base, cioè che guarda come obiettiva le capacità di ogni singola persona rispetto alla realizzazione dei funzionamenti che queste persone abbiano ragione di valutare, ecco, se questa è l'essenza del diritto del lavoro, magari ci sono molti giuslavoristi che potrebbero dire: beh, ma che c'è di nuovo? Il diritto del lavoro si è sempre occupato della persona del lavoratore, anzi si è caratterizzato rispetto ad altre discipline giuridiche proprio per vedere la persona dietro il contratto di lavoro e per imporre questa prospettiva a un diritto privato dei contratti che viceversa ignorava la persona, riducendola ad agente contrattuale. Però il fatto è che questa persona è sempre stata considerata dalla cultura lavoristica dominante come beneficiaria di una protezione tutoria sul presupposto della sua debolezza contrattuale. Quindi, da un lato, i suoi interessi e bisogni sono diventati quelli standardizzati della legge, delle leggi a tutela del lavoro e della contrattazione collettiva. Dall'altro, il lavoratore è sempre stato vissuto come un soggetto incapace di scelta, visto che la sua autonomia individuale non poteva essere di fatto esercitata a causa della sua debolezza, e allora tanto valeva togliergliela anche giuridicamente, come in effetti è accaduto, cioè quindi una protezione tutoria. Ora, quindi, sotto entrambi questi aspetti, il lavoratore è vissuto, è concettualizzato come attraverso un filtro
che ne modella l'immagine, ha una certa idea astratta, quasi un'idea platonica, di lavoratore per definizione da tutelare sempre e comunque, e al quale quindi, per esempio, non si può applicare un'idea, una qualunque idea di libertà. È qui che l'approccio delle capacità, ove applicato al nostro campo, peraltro devo dire, lo dico anche per averlo sentito dire da dei teorici delle capability ai convegni, per esempio, della Human Development and Capability Association, di cui sono membro interessato, che il tema del lavoro non è sempre stato considerato molto dai teorici. Per esempio, in The Idea of Justice, che ho letto dalla pagina zero all'ultima, è citato 2 o 3 volte, ecco, non di più. Quindi è qui che quell'approccio può introdurre una novità nel modo di concettualizzare il lavoratore, perché da un lato il lavoratore è concepito come terminale individuale della protezione, superando così un certo collettivismo metodico, metodologico proprio del diritto del lavoro. Dall'altro lo stesso lavoratore è immaginato come capace di scelta rispetto appunto alla realizzazione dei funzionamenti. E quindi cambia molto la prospettiva analitica di partenza rispetto all'impostazione classica del diritto del lavoro. E qui sta, secondo me, l'utilità dell'applicazione dell'approccio e delle capacità al diritto del lavoro, sulla quale mi sono permesso di scrivere 2 o 3 articoli, sempre con grande modestia di analisi. Invece, quello che non cambia, direi, e dove le due prospettive, quella del diritto del lavoro e quella della capacità, confluiscono, è nel concepire un intervento istituzionale per promuovere le capacità, evidentemente. Quindi non un'idea certamente di astensionismo dello Stato, ma tutt'altro, un'idea di intervento istituzionale, in particolare dello Stato, anche se gli interventi istituzionali non sono solo quelli dello Stato, per sostenere le capacità delle persone, quindi dando all'approccio la sua ben nota caratterizzazione, diciamo così, liberal, in senso anglosassone, comunque liberal riformista. Dopodiché il giuslavorista c'ha ancora tanto da macinare, perché c'ha da avvicinare di più gli oggetti di analisi e da confrontare il razionale dell'approccio delle capacità con il razionale delle principali normative lavoristiche. Personalmente ho fatto altrove questo ragionamento, giungendo alla conclusione che se magari rispetto a certe norme classiche del diritto del lavoro protettive di, cioè limitativa ad esempio del potere datoriale, l'approccio alle capability non ha magari molto di nuovo da offrire, invece questo nuovo da offrire ce l'ha rispetto a una serie di norme di nuova generazione, norme che concepiscono appunto un lavoratore più attivo, più autonomo, più responsabile. Si va dal diritti di formazione a diritti di informazione e partecipazione, dalle norme a favore di lavoratori svantaggiati, per esempio, come i disabili, e qui ricordo le bellissime pagine della Nussbaum a proposito delle disabilità, che è un tema che, rispetto al quale, è molto sensibile. E così come alle misure a favore delle politiche attive, di cui dell'occupabilità delle persone, che si declinano facilissimamente in termini di capacità. Quindi c'è una nuova frontiera del diritto del lavoro che secondo me può vedere nelle capacità un riferimento teorico e anche valoriale a livello di teoria normativa importante. Questo detto in generale, ora farei solo altri 3 rilievi su 3 punti relativi specificamente a Nussbaum, cioè sempre però nella prospettiva mia, che è quella di un giurista del lavoro che guarda la Nussbaum, quindi magari attendendo di essere corretto se, diciamo, sono caduto in qualche equivoco. Beh, anzitutto la prima osservazione riguarda l'ispirazione di fondo della Nussbaum, questa idea di fioritura, di genesi aristotelica, della fioritura umana, di cui parlava il collega Donatelli con grande efficacia, e come accennava Giovanni Mari anche nella sua introduzione, questa è un'idea che è in grande consonanza con le concezioni che oggi promuovono con addentellati reali una valorizzazione del ruolo del lavoratore subordinato, da mero esecutore fordista di direttive a protagonista del suo lavoro.
E questo, per esempio, viene visto in relazione, e qui ricordo anch'io l'importante libro di Giovanni Mari sulla libertà nel lavoro, ai processi di digitalizzazione. Ecco, su questi temi la prospettiva della Nussbaum è di grande ispirazione. La seconda osservazione riguarda la lista delle capacità centrali. E, fra l'altro, questa lista rende il discorso di Nussbaum molto familiare per il giurista, quasi sovrapponibile a un discorso di tipo costituzionale. Infatti è la stessa Nussbaum a dire in Creare capacità che il suo approccio è una variante delle teorie dei diritti umani, anche se ritiene naturalmente di dare qualcosa di più rispetto a quelle teorie. Quindi, se non erro, appunto si tratta fondamentalmente di trattamenti minimi, si tratta di un approccio che quello che gli inglesi chiamano, se non mi sbaglio, sufficientarian, e anche se ovviamente la Nussbaum non ha nulla contro un'estensione di queste capacità, di questi interventi al di sopra della soglia. Però ecco, mi chiedo fino a che punto un approccio di questo tipo sia utile per la cultura del diritto del lavoro, che questi concetti li ha già ampiamente acquisiti per conto suo e che non difetta di fonti nazionali o anche sovranazionali che prevedono uno status privilegiato per certi diritti. Cioè, se uno legge la capacità numero 10, avere il diritto di cercare lavoro al pari degli altri, essere in grado di lavorare in modo degno di un essere umano, eccetera, naturalmente ci trova un cappello fondamentale a qualunque lista possibile di diritti fondamentali relativi al lavoro, però poi magari, diciamo, c'è già nel diritto, nel pensiero giuridico, un'elaborazione molto ampia che va oltre questa definizione molto leggera, generale delle capacità legate al lavoro da parte della Nussbaum. Per cui mi chiedo a questo proposito se non possa essere più utile l'approccio di Sen, che a partire dal suo noto rifiuto di redigere la lista delle capacità, diciamo, mi pare che, però forse mi posso sbagliare naturalmente, si apre a una maggiore articolazione di potenziale di temi, affidando l'individuazione delle capacità al dibattito pubblico, al dibattito democratico in senso ampio. E qui mi chiedo appunto se ci possa essere un dialogo col diritto del lavoro, perché può essere logico individuare le capacità rilevanti proprio a partire dal patrimonio consolidato dei diritti del lavoro a livello nazionale e sovranazionale in particolare, che forse rappresentano proprio quel consenso per intersezione, proprio per, in particolare quelli internazionali. La terza e ultima osservazione, ma è più una domanda ai colleghi perché magari mi sbaglio in questo tipo di rilievo, riguarda un certo accavallarsi che proprio nella prospettiva della Nussbaum ci potrebbe essere tra capabilities e functionings. Cioè, mi chiedo se in molte situazioni descritte per esempio dalla Nussbaum il capability approach tende quasi a trasformarsi, come ha scritto Klassen, in un approccio dei funzionamenti sotto mentite spoglie. Cioè, se uno legge la capacità di non morire prematuramente, di poter godere in buona salute, mi chiedo, ma è una domanda, che differenza fa rispetto alla protezione della salute o della vita tout court. E del resto ci sono teorici delle capabilities come la Robbins che non trovano nulla di strano in questo guardare ai functioning invece che alle capabilities. Però ora mi chiedo fino a che punto se l'approccio può perdere una qualche originalità per questo motivo. E poi mi chiedo anche, ma arrivo veramente a concludere, se quando si parla di beni fondamentali, come di fatto fa la Nussbaum, non è facile prefigurare una scelta tra combinazioni alternative di funzionamenti, come per esempio quella che suggerisce Sen a netta e grande importanza. Cioè, come si fa a scegliere tra salario e riposi, o tra protezione delle molestie? Ecco, sono tutti beni non negoziabili e quindi ha anche poco senso prospettare una scelta tra questi diritti. Ecco, per cui qui riemerge un certo possibile paternalismo dell'approccio delle capabilities. E appunto mi chiedo se
a livello di beni fondamentali un certo paternalismo sia in qualche modo inevitabile. Ma ripeto, per alcuni teorici del capability questo non è affatto un problema, di guardare il functioning invece che la capability. Però mi sembra che Nussbaum lo neghi. Quindi, insomma, qui ho semplicemente prospettato delle questioni aperte, però la mia opinione è che proprio per il giusto lavorismo, per il diritto del lavoro, capability approach è una grande carica innovativa a livello di filosofia ed anche, se vogliamo, di epistemologia sociale. Grazie. Grazie Riccardo. Grazie anche per queste osservazioni critiche aperte, e in particolare per aver messo, secondo me, l'accento su uno dei problemi fondamentali, quello del rapporto tra capacità e funzioni, del resto già messo in luce anche fin dall'inizio da Donatelli. Però ora poi mi riservo un brevissimo intervento più tardi. Si può vederlo da diversi punti di vista, ovviamente, però mi sembra che su questo io sono abbastanza d'accordo. Cioè, il problema del lavoro non è approfondito con chiarezza dalla Nussbaum sulla base delle sue stesse osservazioni. Donatelli ci ha proposto una soluzione che è interessante e tu hai giustamente sottolineato una contraddizione che è altrettanto importante. Dare la parola ora però a Silvia, se nel frattempo è riuscita. Adesso mi sentite? Ti sentiamo meglio, anche se la... ti sentiamo meglio. Regga. Mi dispiace, ma appunto oggi anche con gli esami, quelli online, è stato un po' un problema. Speriamo che regga. Io ringrazio tutti e due i relatori precedenti che hanno fatto emergere talmente tanti temi così densi, diciamo, che io provo solo magari a proporre un paio di suggestioni che forse si riallacciano molto alle ultime osservazioni che faceva il professor Del Punta, no? Nel senso che in effetti noi abbiamo visto tutti, con Pier Giorgio e il professor Donatelli, i lati positivi, insomma, anche importanti della teoria delle capacità in Nussbaum. In realtà Nussbaum ha suscitato tanto favore come anche tante critiche, insomma, per cui forse vorrei provare a far emergere qualche difficoltà che è già stata appunto in parte evidenziata dal professor Del Punta, e a chiedermi se sono difficoltà che riguardano l'approccio di Nussbaum, cioè la sua interpretazione del capability approach, o in generale l'approccio in sé. Cioè, io quando spiego di solito l'approccio delle capacità agli studenti ed evidenzio le differenze fra Sen e Nussbaum, poi quando vengono all'esame e quando le chiedo, subito mi dicono la differenza è che Nussbaum ha fatto un decalogo delle capacità e Sen non l'ha fatto. Quindi resta questo di solito come elemento chiave, che sembra un modo un po' semplicistico, fa un po' sorridere, però effettivamente coglie bene la differenza reale che c'è fra i due approcci, che nasce proprio qui, cioè in questa idea di Nussbaum di un essenzialismo, di un universalismo, per quanto in parte descrittivo, ma insomma pur sempre un universalismo che le permette di proporci un decalogo delle capacità di fatto. E forse i problemi più grossi per Nussbaum da parte dei critici nascono proprio da questo decalogo che ci propone, perché è denso di conseguenze in realtà il fatto di dirci che c'è una lista di capacità, no? Ed è anche il punto su cui è nato il dissenso con Sen, che Nussbaum dichiara essere un dissenso moderato, ma a me invece sembra un dissenso abbastanza importante, nel senso che non è un dettaglio, insomma, ha ricadute abbastanza ampie. Perché? Perché il decalogo è quello che, come dire, fa sì che Nussbaum debba tentare in qualche modo
proprio di affiancare questo elenco di capacità ben determinato. È vero che Nussbaum dice che è un elenco che può essere ampliato, che è soggetto ad ampliamenti, però insomma queste 10 capacità ce le propone come capacità che devono immediatamente diventare obiettivi politici, obiettivi costituzionali, quindi insomma di fatto questo elenco c'è, insomma non ci si può sottrarre a questo, no? E cerca di affiancarlo e quindi una forma evidente secondo me, ma anche la sua dichiarazione di essenzialismo aristotelico, ad una forma di liberalismo politico. E qui insomma qualche problema emerge. Io ricordo un bel saggio proprio di Donatelli del 2001, se non sbaglio, sulla rivista di filosofia, che ho letto e riletto più volte perché allora appunto mi interessavo per una monografia di un confronto tra Sen e Nussbaum, in cui emergeva, avevi sottolineato molto bene queste problematiche che nascevano, no, fra liberalismo politico e essenzialismo, diciamo, del decalogo di Nussbaum. E per quanto parli di una soglia minima, diciamo, che deve essere garantita, però insomma questo è il fine sociale in qualche modo, e la soglia minima riguarda esattamente quelle capacità. Sen ha espresso secondo me una divergenza, come dire, più marcata di quella che riconosce Nussbaum fra i due, nel senso che si è sempre dichiarato molto lontano da qualsiasi tipo di cognitivismo che riguardi diciamo queste caratteristiche essenziali dell'uomo. Non c'è, io ho percorso Sen abbastanza in lungo e largo, l'espressione natura umana non l'ho mai trovata nei suoi scritti, no? Ma nemmeno essere umano nel senso di inteso con delle caratteristiche ben definite una volta per tutte. E questo non l'ha mai ritenuto, diciamo, una mancanza nella sua teoria, anzi un punto di forza. Io penso che forse questi due modi, perché appunto vengono spesso assimilati, due approcci, ma secondo me sono molto diversi, approdano a diversità di questo genere probabilmente per il background diverso. Cioè bisogna ricordare che Nussbaum è arrivata alle capacità come aristotelista, come studiosa di Aristotele, e Sen ci è arrivato invece con gli studi sul campo della povertà. E questo è molto interessante, perché quello che vorrei, non sono un'esperta né nel diritto del lavoro e neanche, sì, però quello che vorrei provare a sostenere è che forse un approccio del capability approach riesce meglio sul campo del lavoro proprio con un'impostazione più seniana, no? Come già mi sembrava suggerisse il professor Del Punta. È interessante perché il primo saggio in cui Sen introduce di fatto veramente la teoria del capability approach è dell'80 ed è Equality of What, ed è contemporaneo sostanzialmente al testo Commodities and Capabilities, cioè studi proprio sul campo, no? Sen si è occupato per anni di studi applicativi dell'economia, è stato presidente della Società Econometrica Internazionale, quindi insomma anche gli studi statistici sono stati al centro del suo interesse. E di fatto è rimasto che per Sen l'approccio delle capacità ha sostanzialmente un valore euristico, cioè ci serve in sostanza ad apprezzare meglio quali sono le variabili della povertà, le variabili della deprivazione, le variabili del benessere, le variabili dello sviluppo, no? Però il valore è sostanzialmente questo, cioè l'approccio è in sostanza, credo potremmo dire, un framework, una cornice interpretativa, insomma, della realtà, no? Come una cassetta degli attrezzi che ci serve e che è più valida, ovviamente, secondo Sen, di altri approcci come quelli legati al reddito, al PIL, per interpretare alcuni fenomeni sociali che appunto vanno dalla povertà alle carestie. Ho interpretato anche questo fenomeno, no? Col tema delle capacità e dei funzionamenti. E quindi è, come dire, un approccio generale per valutare il benessere individuale e gli assetti sociali, ma non è una teoria compiutamente definita, no? Come diceva prima Donatelli, no? Anzi, dice addirittura Sen, andrà sempre combinata con altre teorie sociali. Quindi è anche interessante
questa differenza con Nussbaum, no? Per Nussbaum la teoria delle capacità, come si diceva prima, sostituisce validamente la teoria dei diritti e diventa una teoria vincente rispetto alle altre, mentre per sé può affiancare altre teorie e altri oggetti di valore, altri oggetti di giustizia, ad esempio, ugualmente rilevanti. Non esistono solo le capacità. E questo lo trovo anche particolarmente apprezzabile, no? In un fondatore di un approccio così importante, avere la modestia anche di dire ci sono campi e casi in cui l'approccio delle capacità è tutt'altro che onnicomprensivo, cioè non ci spiega tutti i fenomeni e non li risolve tutti in qualche modo, no? Allora, Sen dice apertamente di essere contrario alla lista delle capacità e dei funzionamenti di Nussbaum. Perché è contrario? Perché secondo lui questa lista, ci sono diverse motivazioni, ma da una parte si scontra con un elemento fondamentale, cioè secondo lui non tutela il processo di scelta e la libertà della ragione. Perché? Perché è vero che Nussbaum utilizza, come dire, il concetto di capacità per lasciare l'apertura alla libertà di scelta, no? Questo è l'area esperienziale umana importante, fondamentale, però all'individuo resta sempre la possibilità di funzionare o non funzionare in questo senso, no? Però è anche vero che il riferimento entro cui scegliere, alla fine, rimane rinchiuso e interno ad uno spettro ben definito, che è appunto quello del decalogo, della lista. Giustamente, riprendo un'osservazione che era stata fatta tanti anni fa da Ian Carter, e un conto è dire io valorizzo e, come dire, pongo come fini obiettivi politici questi funzionamenti, però lascio la possibilità di scegliere se funzionare o no. Però questo significa che se scelgo l'esempio del digiunare, sì, è possibile, però è un po' come dire che funziona male quando digiuno in qualche modo, no? E un conto è dire, come direbbe Sen invece, che l'autonomia vera si esprime quando posso scegliere tra questi funzionamenti e funzionamenti alternativi. Non so se mi sono spiegata quello che intendevo dire. La vera scelta è poter decidere fra funzionamenti alternativi, non scegliere di funzionare o no fra i 10 che mi vengono in qualche modo proposti e che vengono intesi come universalmente validi, perché poi l'idea di Nussbaum è che almeno questi 10 funzionamenti debbano essere allargati a livello universale a tutti i governi. E allora qual è l'alternativa per Sen? È appunto quella di lasciare, diciamo, ai processi democratici e alle procedure della scelta sociale la definizione delle politiche. Certo, questo espone anche a dei risultati che non sono sempre ottimali, perché nel momento in cui noi cerchiamo una sorta di consenso per intersezione, un po' alla secondo rossa, diciamo, no? È chiaro che c'è la possibilità che su alcune capacità che pure potrebbero apparire importanti non si arrivi a un consenso. Non ci sia un'intersezione fra ordinamenti diversi, come dice Sen, utilizzando ovviamente il suo apparato di matrice economica, insomma, no? Per cui noi abbiamo ordinamenti di capacità anziché di preferenze, come faceva l'economia, però quando andiamo a cercare l'intersezione, non è detto che troviamo, che riusciamo a ordinarle tutte queste differenze che abbiamo, che in realtà dipendono da differenze valoriali. Però secondo Sen è meglio arrivare a una sorta di ordinamento incompleto, cioè fermarsi laddove non si trovi un accordo, e questa è una grossa differenza con Nussbaum, no? Perché Sen ammette che ci possono essere casi in cui l'accordo non si trova. E allora cosa si fa? Quando non si riesce a decidersi su quali capacità debbano essere tutelate.
Ci sono due possibilità, dice Sen. O riusciamo ad aumentare l'informazione, cioè o è un problema di informazione, no? Dobbiamo arricchire, diciamo, le informazioni che ci possono consentire di arrivare ad un accordo, oppure invece è proprio impossibile trovarlo, le posizioni sono troppo diverse. In questo caso forse a volte il massimo che si riesce a trovare è una sorta di compromesso che è frutto di un accordo per la comune volontà di un equilibrio in un certo senso, no? Però ecco, questa sospensione del giudizio che Nussbaum ritiene una debolezza del pensiero di Sen, no? Il fatto che a un certo punto ci si fermi e si lasci in sospeso a volte diciamo il giudizio, ad esempio fra due situazioni sociali, x, y, quale è più giusta, quale è meno giusta, in realtà io credo che sia un carattere distintivo dell'approccio metodologico di Sen ed è la sua tendenza a qualsiasi forma di semplificazione, no? Che gli deridava appunto dall'antipatia che aveva per il riduzionismo dell'utilitarismo economico, no? E allora arrivo un po' alla conclusione. In sostanza, l'idea di Sen è che l'approccio delle capacità ci aiuti a restituirci meglio la complessità dell'esistenza umana e quindi anche delle forme, diciamo, in cui l'uomo viene privato, diciamo, di aspetti importanti della vita, non è in grado appunto di esercitare tutte le chance di vita che potrebbe invece, a cui potrebbe invece accedere. E quindi è un modo di indagare meglio certi ambiti della vita sociale, povertà, disuguaglianza, sicuramente anche il mondo del lavoro. E questo quale che sia poi l'utilizzo che se ne fa. Ad esempio, Sen non condivide molto l'utilizzo che ne fa Nussbaum, no? Di proporla come teoria, una teoria sostitutiva di una teoria dei diritti. Però rimane l'importanza, come dire, del tipo di approccio, cioè che ci porta all'attenzione appunto alla complessità umana, no? Io qui mi sono scritta una frase ripresa appunto dal testo che citava prima Donatelli, che è sicuramente uno dei testi più belli di Sen, che è l'idea della giustizia, no? In cui dice: la prospettiva delle capabilities ha una funzione primaria nel capire la natura e l'origine delle privazioni e delle sperequazioni, per rimuovere con intese in larga misura parziali, quello che appunto intendevo prima, quelle che attraverso la riflessione pubblica possono essere identificate come ingiustizie manifeste. Quindi questo è il senso che intende dare Sen al capability approach, e in questo senso è molto diverso da quello di Nussbaum, anche perché è un approccio, come sottolinea più volte in questo testo appunto l'idea della giustizia, che è intrinsecamente comparativo, cioè si tratta di miglioramenti successivi, di avvicinamenti successivi alla giustizia. Sen è profondamente contrario a qualsiasi approccio che tenda a darci un quadro definito una volta per tutte di quali sono le istituzioni giuste o perfettamente giuste. Infatti questo testo è un testo dedicato a Rawls, ma in cui c'è una critica a Rawls praticamente dall'inizio alla fine del libro, e che è basata soprattutto su questo, cioè sull'idea che possiamo una volta per tutte modellare le istituzioni in un certo modo, quando invece probabilmente possiamo solo calandoci nelle società reali avere miglioramenti progressivi, cioè avvicinarci sempre di più a un'idea di giustizia appunto più completa, più che rispecchi di più quello che è l'uomo realmente, ma che non ci dica una volta per tutte che cos'è, nel senso che quello che fa Nussbaum è un po' questo, cioè il dirci un po' una volta per tutte un'idea complessiva delle finalità umane, insomma, in qualche modo. E concepire così, come ha fatto Nussbaum, l'idea di capability, di capacità, di capacitazione, come si voglia tradurlo, secondo Sen è riduttivo, perché tende
ad andare a ridurre proprio quella ricchezza che dovrebbe essere implicita nel concetto di capacità. Se noi, come dire, una pretesa che a sé pare anche un po' artificiale, no? Cioè di poter definire in modo rigido e schematico il senso del buon vivere, no? Secondo Senna, in questa maniera perdiamo proprio l'apporto che avrebbe dovuto dare invece un approccio che voleva, come dire, sfuggire a forme riduzionistiche o troppo formalizzate, insomma. Ecco, io credo che questa poliedricità del concetto di capacità sia quella che è anche più futura in qualche modo nelle sue applicazioni. Qualcuno ha contestato a Sen che in questo modo la sua teoria rimane vaga o, come possiamo dire, in qualche modo talmente generale da risultare generica alla fine e quindi da trovare un po', ad essere un po' inconcludente, da non trovare del modo di essere applicata. Io invece ho l'impressione che sia proprio la formula seniana quella che oggi ha trovato più applicazione nel campo sociale. Penso non soltanto alla lotta per le carestie, in cui ormai quello che Sen ancora negli anni 60 aveva denunciato e allora era considerato un po' un'eresia economica, oggi invece è divenuta quasi la teoria dominante sul modo di affrontare le carestie, ma anche sulla povertà, sulla misurazione della povertà. No, mi scusi, però adesso non posso parlarle, mi dispiace. Grazie. E tutte le applicazioni dall'indice dello sviluppo umano, penso anche alla commissione che ha creato nel 2008 Sarkozy, che proprio ha riunito Stiglitz, Fitoussi e Sen stesso, proprio per affrontare i problemi della crescita, ma anche della sostenibilità. Penso, come già citato, anche alle nuove forme di welfare generativo, di welfare di comunità, che a mio avviso riprendono molto un approccio di questo tipo, con un soggetto attivo e responsabile, no? Anche, sì, anche della sua vita, perché la libertà rende responsabile. E anche alle politiche attive del lavoro, cioè un testo di Villeneuve e Salé che riguarda proprio l'Europa, e le politiche della capacità, dove è soprattutto Sen che è ripreso con quel suo tipo di approccio. Bene. Bene. Hai terminato, vero Silvia? Sì, sì, ho terminato. Sì, grazie. Bene, allora anche con questo terzo intervento mi sembra che ha puntualizzato alcune differenze in maniera molto utile, molto, devo dire, dall'interno della problematica, alcune delle differenze fra Sen e Nussbaum. Io non so poi se questi il catalogo, come concepisca Nussbaum il suo catalogo, se come un catalogo immodificabile o su come un esempio, una lista da, come dire, che costituisce una base di un paradigma che poi deve essere sviluppato. Io credo che comunque l'aspetto che forse da un punto di vista del lavoro a noi interessa in modo particolare è proprio il rapporto fra capacità e funzionamenti. Perché in fondo in Nussbaum, d'accordo con un taglio forse prescrittivo che magari in Sen non c'è, in Nussbaum il fatto che il lavoro è un funzionamento. Il lavoro è un funzionamento. Ma il punto è che uno non è che debba poter scegliere fra un funzionamento e l'altro semplicemente. Il problema è quello dell'accordo fra le capacità e il funzionamento. Un funzionamento, cioè un'attività che non è basata su delle capacità, siano queste le 10 o che siano 12 o che siano 7, comunque che certe capacità che costituiscano la vocazione, che costituiscano quelle anche che quelle che Nussbaum chiama le capacità di base, quindi non soltanto quelle acquisite, quindi sono che permettono anche una fioritura della persona e una
come dire, autorealizzazione, una realizzazione delle capacità acquisite in conoscenza, in istruzione, in sentimenti, eccetera. Un lavoro in cui, quindi, un funzionamento che non è anche in relazione positiva con le capacità, beh, Nussbaum lo dice chiaramente, sarebbe un funzionamento di tipo così vincolato e così obbligato che è un'incarcerazione, usa proprio l'espressione carcerazione. Ora, questo lavoro, questo funzionamento stabilito dalla organizzazione in cui ritroviamo, come ci diceva Donatelli, i punti centrali in cui qualificare la vita delle persone, beh, ha un nome questo tipo di lavoro, questo tipo di funzionamento che non è in relazione con le capacità della persona. Ed è il lavoro industriale del Novecento, è il fordismo, cioè un lavoro in cui non vi era libertà e in cui l'attività era parcellizzata, finalizzata in maniera del tutto non partecipata nei suoi risultati, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, la teoria delle capacità di Nussbaum apre ad una critica di un lavoro in cui non vi sia sufficiente libertà, creatività, sentimenti, conoscenza, eccetera. Perché è un lavoro che è una funzione. Ed è una funzione che è non scelta, ed è una funzione che è vincolata e che è quella che noi abbiamo conosciuto. Quindi questa teoria delle capacità favorisce questo. Devo dire che questo discorso che ho fatto io non l'ho trovato nella Nussbaum, però gli elementi ci sono, ed era un po' anche l'invito, mi sembra, che faceva Donatelli. Certo, non è che uno possa scegliere una funzione, cioè un tipo di lavoro anziché un altro liberamente, perché come per colui il quale può scegliere di non mangiare, se però ha da mangiare, perché se non ha da mangiare non sceglie di mangiare, cioè non mangia semplicemente, così anche nel lavoro ovviamente una libertà di scelta del lavoro presuppone un mercato che permetta questa scelta e permetta alla persona di lavorare quello che vuole o di non lavorare soltanto se è in grado poi di avere un reddito che gli permetta di andare avanti. Però anche qui importante è, secondo me, l'idea della Nussbaum che la realizzazione della persona può non avvenire solo nel lavoro, anzi non debba avvenire solo nel lavoro. E qui si riapre il discorso che la vita, come dice Franco Totaro, non è solo lavoro, non è solo lavoro. Bene, io credo che se ci sono qualche altra domanda, forse 5 minuti li abbiamo ancora, là. Altrimenti possiamo anche chiudere qua. Bene, allora, niente, io ringrazio coloro che ci hanno ascoltato, ringrazio Donatello, ringrazio gli amici Silvia, Mocellin e Riccardo Del Punto per questa discussione. Stasera siamo stati più filosofici anche del solito e questo, in questo senso, vi ringrazio tutti. D'altronde la filosofia credo che abbia uno spazio maggiore negli ultimi tempi per quanto riguarda i problemi del lavoro. Quindi buonasera, grazie Adat, grazie per Giorgio Pelizieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.